altro pregiudizio è l'idea che Leopardi fu un grande poeta, ma insomma fu un mediocre filosofo. Questo tipo di giudizio ha una storia e inizia precisamente con Francesco De Sanctis. Francesco De Sanctis, che ha scritto un saggio straordinariamente importante su Leopardi e che ha saputo cogliere con estrema finezza certi passaggi degli idilli e delle canzoni, di fronte alle operette si raggela e il suo giudizio diventa negativo. Dice: le operette morali sono l'espressione di un pensiero frammentario, incapace di filosofare coerentemente, discorsivamente, sono lo sfogo di un animo esacerbato. Questo giudizio darà un colpo decisivo alla opera di Leopardi vista nel suo insieme. Tagliato fuori il lato del pensiero, la poesia di Leopardi si presentava di grande levatura soltanto negli idilli, nei piccoli abbozzi campestri, in queste immagini, in queste visioni. I contemporanei di Leopardi, Giordani, Gioberti, non ebbero mai dubbi sull'aspetto meditativo, speculativo dell'opera leopardiana. Giordani definì Leopardi, dopo la sua morte, lo definì sommo filologo, sommo poeta, sommo filosofo. Così la filosofia europea, pensiamo a Schopenhauer. Nel secondo supplemento alla quarta edizione del Mondo come volontà e rappresentazione, Schopenhauer cita Leopardi. Da notare che a quell'epoca lo Zibaldone non era conosciuto. Lo Zibaldone sarà conosciuto soltanto nel 1901. E cosa dire di Nietzsche? In Nietzsche, che nella seconda delle Inattuali inizia proprio con l'immagine del pastore in mezzo alle gregge, che richiama esplicitamente, quasi è una parafrasi dei primi versi del canto notturno del pastore errante dell'Asia, e termina questo pensiero Nietzsche proprio con la citazione di Leopardi: or poserei per sempre stanco mio cor. In che cosa consiste la filosofia di Leopardi? Certo, il pensiero di Leopardi è un pensiero molto spesso contraddittorio, frammentario, procede secondo dei luoghi sui quali ritorna in momenti successivi. In questo senso, in questo preciso senso, Leopardi certamente non è un filosofo tradizionale, perché non usa l'argomentazione discorsiva per avanzare i suoi pensieri. La filosofia di Leopardi, il modo come lui intendeva la filosofia, inaugura un modo nuovo di pensare che avrà una importante storia nella nostra modernità. Leopardi intuisce che i grandi sistemi del pensiero filosofici sono finiti. Oggi i filosofi si occupano di poesia, si occupano di arte, di figurative, si occupano di musica, si occupano di teatro, si occupano in sostanza di una quantità di espressioni artistiche creative che fanno rientrare in alcune osservazioni che sono però sempre in qualche modo frammentarie. Raramente troviamo un filosofo che affronti un sistema,